Siamo qui collegati dallo stadio Raffaele Solaro di Ercolano per la 10ª giornata del girone A di Eccellenza Campania. Ercolanese ha vinto 2-0 contro l'Hermes Casagiove, una partita difficile. L'Ercolanese ha sofferto soprattutto nel primo tempo per poi sbloccarsi nel secondo. Diamo adesso lettura delle formazioni per l'Erculaneo 1924: Capece, Cefariello, Incarnato, Falanga, Cipolletta, Defensa, Caso Naturale, Piccirillo, Romano, Liccardi e Basso. Bencivenga in panchina, Giovannillo, Amoruso, Merolla, Russo, Pianese e Cozzolino. A disposizione del mister Piero Ulivi sono entrati alla panchina Amoruso, Pianese e Cozzolino. Per l'Hermes Casagiove di Santo Anastaso, Merola in porta, Salzillo, Perretta, Santo Anastaso, Mingione, Dell'Innocenti, Russo, Mastroianni, Fucci, Izzo e Desiato. A disposizione del mister Roberti, Salzillo, Giuliano, Sodano, Monaco, Cutolo e Toscano. Siamo al quinto minuto del primo tempo, il Casagiove ci prova con il tiro di Russo, Enzo Russo tira centrale, para facilmente Capece. Undicesimo minuto, calcio d'angolo, colpo di testa di Cipolletta, poco pericoloso per Merola, facile la parata. Quindicesimo minuto, occasione per l'Ercolano, la prima davvero della partita, Liccardi si gira e tira alto. Al 24esimo minuto, punizione a giro per Caso Naturale, grande parata del portiere Merola. 26esimo minuto, tiro di Basso, il capitano ci prova di destro, il cross su cross di Liccardi dalla destra. Siamo nella ripresa, Piero Ulivi cambia, entra Pianese ed esce Romano e qui siamo invece al 17esimo, punizione per il Casagiove alta con Fucci. 26esimo minuto, passa in vantaggio l'Ercolano, Caso Naturale si gira e segna di destro, decisivo il cambio di modulo di mister Piero Ulivi, passato al 4-3-3 al 3-5-2. 32esimo minuto, punizione di Monaco a giro di sinistro, bene Capece. 41esimo minuto, arriva il 2-0 decisivo per l'Ercolano, tiro di Liccardi, bella la sua incursione, parata del portiere Merola, arriva Pianese con il tap-in decisivo. Ed è proprio tutto, l'Ercolano ha vinto 2-0 come abbiamo visto, andiamo a vederci adesso le interviste sia per l'Ercolano che per il Casagiove. Eccoci qui con il mister del Ercolanese Piero Ulivi, una buona vittoria soprattutto per il risultato, anche oggi tanti assenti, nel secondo tempo la squadra è volata dopo il gol di Caso Naturale, bisognava sbloccarsi. Sì, però c'è sempre un avversario, io faccio i complimenti al mister del Sant'Anastaso dell'Hermes perché è venuto a giocarsi la gara innanzitutto e si vede che l'ha preparata scrupolosamente soprattutto sui miei centrocampisti, quindi il primo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà nella manovra, il secondo abbiamo fatto degli accorgimenti da un punto di vista tattico inserendo dei giocatori un po' più rapidi, passando con la difesa a 3 e siamo stati fortunati che abbiamo trovato il gol su un episodio che purtroppo il calcio lo sappiamo è episodico, quindi siamo riusciti a passare in vantaggio e poi abbiamo gestito la gara fin quando poi non è arrivato anche il raddoppio. Però ribadisco il concetto, io credo che l'Hermes visto oggi possa tranquillamente pensare di salvarsi con qualche giornata di anticipo perché comunque ha dimostrato attraverso l'allenatore di saper stare molto bene in campo, è una delle poche squadre che, devo dire la verità, da un punto di vista tattico mi ha messo in difficoltà. Eccoci qui con il DS Emiliano Amata, vittoria importantissima soprattutto per la classifica, ieri il Bolle infatti ha fatto un grosso piacere all'Ercolano, il Ponticelli ha fatto un grosso piacere all'Ercolano pareggiando contro il Bolle. Lasciamo stare il risultato di Bolle, quello che ci interessa è il nostro cammino, domenica per domenica e sono sempre qui a ribadire che la nostra forza è lo spogliatoio e il gruppo, pur mancando giocatori come Salvati, come Mimorefice, sono giocatori che fanno la differenza in questo campionato, la squadra è unita e segue l'allenatore, il direttore e la presidenza, questa è la cosa che ci tengo sempre a sottolineare. Siamo con il mister dell'Hermes Casagiove, Domenico Sant'Anastaso. Mister, un episodio capitato a 20 minuti alla fine ha cambiato la sorte della partita e ha rovinato una gara che fino a quel momento l'Hermes aveva portato avanti nel migliore dei modi. Assolutamente sì, come avete visto i nostri facci complimenti, la mia squadra ha fatto una grossissima prestazione contro una squadra veramente con forte, con tre attaccanti fortissimi, l'avevamo preparata bene come avete visto, alla fine eravamo riusciti anche ad intrigliarli bene, però purtroppo si sapeva che alla fine poi l'episodio ci si avrebbe potuto condannare, però comunque io devo dare atto e merito ai miei ragazzi per aver fatto veramente una grossissima prestazione contro una squadra che ha dimostrato tutti i valori che ha per la posizione in classifica adesso ricopre.